Habitat, buongiorno. Oggi siamo vicino ai lidi ferraresi, sotto un sole cocente, in compagnia di Mirko Mariotti della omonima azienda agricola. E Mirko produce uva e la trasforma in vino. Esatto. Benvenuto Mirko. Grazie, grazie a voi per la visita. Cosa ci racconti? Noi siamo qua in un terreno sabbioso, ma sabbioso come se fossi in spiaggia, al mare. Tant'è che poi la spiaggia dista meno di un chilometro da qui. E abbiamo questo vitigno ferrarese proprio tipico che si chiama Fortana. Adesso siamo nella fase dell'invaiatura, cioè è il momento in cui il grappolo diventa rosso. Certo. E questo è un vitigno, come ti dicevo, molto rustico, che in questi anni si sta valorizzando perché è molto legato al territorio, quindi ha dei vini molto particolari che noi stiamo cercando di valorizzare, soprattutto nella sua versione frizzante, sia rosso che rosato. Rosso, perfetto. Sì. Quindi è una fase della maturazione questa invaiatura. Cioè è praticamente il momento che determina proprio l'inizio della maturazione finale. Perfetto, sì. Cioè l'accumulo dell'acqua e degli zuccheri dentro gli acini prima della raccolta. Perfetto, ottimo. Raccontaci qualcosa sulla tua azienda, la storia, come è nata questa l'azienda passione, l'azienda è stata fondata da mio padre, che si è sempre occupato di assistenza tecnica e si è accorto che in questa zona del Delta ci sono delle particolarità agronomiche e poi anche enologiche tali per cui valeva la pena specializzarsi nella produzione di questo particolare vitigno. Quindi è un percorso di famiglia che stiamo continuando con la seconda generazione. Perfetto, quindi sono una trentina d'anni? Del 76, 40 anni. Come me, del 76, quindi 41 anni. Ascolta, che vini produci oltre al Fortana? Fai Fortana e allora, poi... in questo podere, oltre al Fortana, abbiamo anche uva bianca, sì. Due vitigni, sono il Trebbiano Romagnolo e la Malvasia di Candia non aromatica, che vengono raccolti simultaneamente, si dice uvaggio, sì. E vengono pigiate contemporaneamente per dare un vino che viene chiamato il vino bianco del Bosco Liceo. Perfetto, che io conosco perché ho già assaggiato in diversi locali in centro Ferrara e vale la pena provarlo, è una cosa soprattutto particolare. Soprattutto anch'esso nella versione frizzante e rifermentato in bottiglia. Perfetto, perfetto. Raccontami un po' il mercato, come risponde al tuo prodotto? Mercato del vino è un mercato che come tutti i beni segue delle mode. Quindi in questo momento devo dirti che stiamo un periodo favorevole, soprattutto di questi vini diciamo un po' più arcaici, cioè quelli rifermentati in bottiglia con il sedimento dei lieviti di fermentazione. Certo. E questo ha un pubblico che si sta allargando sempre di più sia in Italia che all'estero, soprattutto all'estero è molto interessante. Bene, bene, sono contento. Allora adesso andiamo ad assaggiare un certo. Po' di specialità di prodotti di Mariotti, di Mirko. E poi vi diremo se sono buoni. È scontato, ovviamente. Speriamo di sì. Sì, sì, li conosciamo già. Grazie della vostra visita. A presto. Ciao. Ciao Mirko. Ciao, ciao. E con questo Fortana spumante bianco, molto profumato, vi diamo la rivederci alla prossima puntata di Habitat. Cici. Così. Prosit, bevo anch'io. Paradiso.